sono state richiamate persone alla leva dai 17 ai 50 anni circa, pur di andare a contrastare queste rivolte. Insomma, ora abbiamo una situazione ai giorni nostri che ci ritroviamo in questa guerra di trincea dove non ci sono grandi spostamenti di fronte, in 4 anni si continua a combattere tutti i giorni. Tutti i giorni. Pensate che se andiamo a leggere il bollettino di guerra di oggi della Repubblica Popolare di Donetsk, la Repubblica, appunto una delle due repubbliche, siamo quella di Lugansk, fondatasi in seguito di queste proteste tramite il referendum che ha votato l'indipendenza dell'Ucraina, appunto ci sono state, l'esercito ucraino ha aperto per 1539 volte il fuoco contro i territori della Repubblica Popolare di Donetsk. Questo vuol dire che non solo sono state colpite posizioni militari, ma tante volte vengono appunto mirati in modo vengono colpiti in modo mirato i centri abitati. Oggi un villaggio, Goymaski, magari il più non dice nulla, un altro. Un villaggio di 5.000 persone è stato lasciato senza luce e senza gas. Adesso più o meno ci saranno le temperature, sarà anche più freddo di qua. La gente è costretta a vivere in queste condizioni da 4 anni. Questo è l'esempio oggi in un villaggio. Ieri sono stati feriti due civili a sud di Donetsk, nella città di Dokuchaevsk, due persone civili che si ritrovavano nelle loro case. Questo vuol dire che forse, nonostante ci sia in atto, sia stato sottoscritto un accordo di pace, non viene assolutamente rispettato, vuol dire che forse qualcuno non ha intenzione di fare la pace in questo modo, forse qualcuno non è interessato, forse qualcuno giova tutta questa situazione. Giova, certo, appunto esordito dicendo che questa è un'altra guerra per fare leva sulla Russia, è un altro modo per attaccare, ma poi ve ne parlerà meglio Sebastiano, facendo anche dei paragoni con altri teatri di guerra, quindi con la Siria. E, per far capire che appunto forse dobbiamo un attimo porci delle domande: perché non se ne parla? Perché tutto questo accade sul nostro continente? Alla fine l'Ucraina è Europa, è a un paio di ore di volo dall'Italia, da Milano, e tutto questo accade nel silenzio più generale. Anche oggi, continuo, dopo 4 anni, nel silenzio dei media. Ogni tanto li ho visti, sono arrivati dalla Rai, da Mediaset, hanno interesse a fare i soliti scoop per sostenere i loro gossip, la loro propaganda, magari per buttare, per spargere, per, come si può dire senza dire cattive parole, per infangare magari gli italiani che stanno lì, per far vedere, per mettere in cattiva luce questa resistenza di queste persone che comunque non vogliono fare altro che vivere in pace e sono solo utilizzati strumentalmente in un gioco di forze in cui anche la nostra Unione Europea è coinvolta. Vogliono far notare che comunque diversi tipi di armamenti sono forniti appunto da paesi membri dell'Unione Europea senza che l'Unione Europea dica una parola: Bulgaria, Polonia. Questi armamenti, gli stessi Stati Uniti, senza farne segreto, forniscono armamenti. Questa è la democrazia che avevano promesso, e questa è una parentesi sostanzialmente di quello che sta succedendo adesso. L'Ucraina continua a violare gli accordi di pace, sono stati catturati dall'esercito ucraino in violazione di ogni accordo di pace due villaggi. Questo è successo il 22 novembre, quindi poche settimane fa. E non credo che nessuno in televisione gli abbia detto qualcosa in proposito, e questo vuol dire che sicuramente qualcuno è stato privato della propria libertà
in uno di questi due piccoli villaggi sono stati arrestati dei cittadini. Spesso sono anziani che rimangono a vivere in questi villaggi sul fronte perché non hanno altri posti dove andare. Sono stati arrestati solo per il fatto che abbiano posizioni magari filorusse. Sono stati arrestati dei soldati dell'esercito ucraino che sono entrati, avanzati e conquistati questi villaggi che secondo gli accordi dovrebbero far parte di una zona grigia, una zona demilitarizzata, in violazione di ogni accordo, a cui anche l'ONU, voglio sottolineare, di cui l'ONU si è fatto garante di questi accordi. Per cui questa, per concludere questa domanda, questa è la situazione. Si continua, appunto, guerra o pace, si continua questa guerra che porta a morti e feriti tutti i giorni. Da una parte sembrerebbe senza senso, i media vorrebbero far pensare che è colpa della Russia che non riesce a tenere sotto controllo i suoi soldati, che non sono mai stati accertati, non ho mai visto uno in 3 anni di mia presenza in Donbass. E per adesso, poi magari piacerebbe avere anche un confronto con voi. Vorrei solo che magari vi poniate delle domande per capire un po' le dinamiche, per stimolare, per farvi stimolare un attimo la mente. Ecco, grazie mille. Allora, adesso chiederei appunto a Sebastiano se questo parallelo fra la guerra civile che appunto, come diceva Vittorio, si sta sviluppando in Ucraina, è possibile appunto fare un parallelo fra la guerra civile in Ucraina e la guerra civile in Siria, se secondo lui che appunto è stato sul terreno è un paragone possibile oppure stiamo parlando di ipotesi complottiste che lasciano il tempo e trovano. Allora, buonasera a tutti quanti, grazie per essere qua, grazie dell'invito. Faccio una premessa prima di rispondere alla tua domanda, perché è doverosa e penso di parlare anche a nome di Vittorio. Nel ringraziarvi dell'invito soprattutto, oltre alla vostra presenza ovviamente, perché in qualche modo sì, noi facciamo un grande sforzo, un grande sacrificio a partire in queste zone di guerra, di pace, queste zone di frontiera, in parte perché abbiamo scelto la vita ai soldi, perché è un mestiere in via di estinzione, un mestiere che paga pochissimo. È un mestiere che fai esclusivamente per passione, perché la fatica che fai per andare in questi posti, per portare a casa un servizio, un reportage, sbatterti 24 ore a destra, a sinistra, in zone dove non è facile, perché è gente che non parla spesso la tua lingua, è gente che ha un'altra mentalità, parlo, può essere Sud America, Medio Oriente, Europa dell'Est o qualunque zona del mondo, che non sia appunto l'Italia. Sono zone dove puoi viaggiare anche per 10-15 ore al giorno, in macchina, in treno, anche a piedi può capitare a volte, quando non hai passaggio per andare in una zona dove devi andare a portare a casa una notizia. Ed è un mestiere in via di estinzione, perché poi purtroppo ci sono due fattori, due elementi che sono devastanti per questa professione, quindi la professione del fotoreporter, fotogiornalista o del corrispondente. Ovviamente da un lato c'è la crisi dell'editoria, quindi la gente compra meno i giornali e di conseguenza le redazioni hanno meno soldi per andare a finanziare quella che è la politica estera, no? E la politica estera come si fa? Andando sul campo, perché se no non è più politica estera, è parlare di luoghi, di persone, di conflitti e crisi internazionali che tu non hai mai visto e né vissuto, e quindi diventa fuffa, semplicemente, perché tu parli di cose che sono talmente lontane da te, e fisicamente, mentalmente, spiritualmente e geograficamente, no? E poi anche per il fatto che appunto internet è devastante, perché internet, perché devi alzarti dalla poltrona, perché devi uscire dalla redazione, perché devi andare a prenderti un aereo, un treno per andare fuori dalla tua città, dal tuo paese, quando tu puoi andare semplicemente a fare una ricerca veloce su Google. E spesso quello che avviene è che c'è una disinformazione totale sulla crisi, sulla politica internazionale, proprio per il fatto che tutto quello che viene riportato qua da noi in Occidente sono tutte notizie di seconda, terza, quarta, quinta mano, e la maggior parte delle volte sono notizie dove il giornalista che scrive il pezzo non verifica nemmeno la fonte.
non verifica nemmeno una fonte, spesso lo fa volontariamente, spesso lo fa involontariamente, anzi probabilmente 9 volte su 10, perché poi oggi chi fa il giornalista lo fa scrivendo dalla politica estera fino alla puntata di ieri del Grande Fratello, perché questo fanno i giornalisti in redazione, non sono più giornalisti, sono impiegati che fanno un altro mestiere. E sia io che Vittorio abbiamo scelto un'altra strada perché crediamo ancora in questa professione e preferiamo guadagnare un po' meno, ma cercare di fare questo lavoro come veniva fatto 20, 30, 40 anni fa da giornalisti che avevano sicuramente un altro spessore e sicuramente una condizione economica più favorevole, però avevano anche un approccio con proprio il reale, la verità, totalmente diverso da quello che sia oggi. Quindi questa era la premessa e chiudo, perché se no non si capisce nemmeno perché noi veniamo qua come due santoni e uno è tornato dal Donbass. Io mi sono fatto 4 andate di ritorno in Siria negli ultimi 2 anni e sembra che stiamo raccontando una cosa incredibile, straordinaria. Noi stiamo facendo semplicemente il nostro lavoro, come non lo fa più nessuno, che non è presunzione, e quindi questo per spiegare perché c'è disinformazione sulla politica internazionale. Venendo alla tua domanda, Simone, e mi collego perfettamente con la relazione di Vittorio, sì, c'è un nesso abbastanza evidente tra la crisi siriana e la crisi ucraina. Io personalmente preferisco parlare di questa analogia e parlarvi anche magari dopo di geopolitica più di ampio respiro, perché il Donbass lo conosco sicuramente meno, l'Ucraina ci sono stato intanto, quindi già questa è intanto una cosa. Tra l'altro con Vittorio ci siamo conosciuti proprio a Donetsk, in un caffè di Donetsk, però ecco, il mio focus, la mia specializzazione, la mia passione mi porta a viaggiare in quello che è il vicino Medio Oriente, quindi dal Marocco al Pakistan, mi appassiona quella parte del mondo. E da romano quali sono, preferisco queste zone anche per ragioni climatiche, perché il Donbass, per quanto sono stato ad aprile, devo dire l'ho sofferto ad aprile, figuriamoci adesso che tu torni a dicembre per la Pasqua, per il Natale ortodosso, no? E sì, c'è un'analogia evidente tra questi due conflitti, però io partirei dal dato mediatico, che secondo me è sempre più importante, cioè è sempre più interessante capire come viene raccontato un fatto piuttosto che come è il fatto stesso, perché oggi i media dominano e governano il reale, no? Per il caso ucraino, Vittorio l'ha spiegato piuttosto bene, c'è stata una spirale del silenzio, quella che nel corso di sociologia della comunicazione viene chiamata spirale del silenzio, cioè avviene una crisi internazionale di dimensioni epocali, perché i numeri di cui ha parlato non sono per niente da sottovalutare e non possono essere trattati con questa maniera, un morto al giorno è tantissimo, nell'ultimo anno soltanto, quindi c'è quello che è la spirale del silenzio, quindi c'è un fatto ma non se ne parla. Questo perché è avvenuto? È avvenuto perché c'è tutta una retorica europeista che dice che l'Unione Europea per 60-70 anni è riuscita, grazie a un progetto comune tra nazioni europee, a creare un continente uscito dalla seconda guerra, dalla prima, dalla seconda guerra mondiale, a costruire un continente senza guerre. Questa è la retorica europeista, ma in realtà non è vero, perché nel 90 abbiamo la guerra dei Balcani, nel 2014 scoppia la guerra in Ucraina, che è Europa, e di conseguenza l'Ucraina, che è in guerra da ormai 3 anni, non bisogna parlarne. Quindi questo è il motivo principale del silenzio mediatico sulla guerra in Ucraina. Il caso siriano mediaticamente è completamente diverso, perché la Siria da 6 anni, ormai siamo nel 7° anno, perché la crisi scoppia nella primavera del 2011, della Siria si sentiva parlare tantissimo, prime pagine, tanti video sui telegiornali, tante notizie, molti più rapimenti, anche perché sono due guerre diverse, ma anche dal punto di vista logistico e militare, ora ci arriveremo, no? Perché questo è un dato abbastanza interessante. E quindi della Siria si è parlato molto perché ovviamente è più facile parlarne, perché il Medio Oriente è in guerra costante, e quindi quando c'è una guerra c'è una notizia e i giornalisti hanno bisogno di notizie quando non devi andare a prendere in Ucraina, e quindi se ne è parlato molto di più. Il problema è che se da una parte abbiamo avuto la spirale del silenzio, dall'altra abbiamo avuto una totale manipolazione dell'informazione, perché
I giornalisti che sono stati in Siria, quelli occidentali, sin dal 2011 fino al 2014, sono stati pochissimi perché da una parte il governo siriano non si fidava di far entrare i giornalisti, dall'altra parte invece i giornalisti occidentali non andavano in Siria perché andando con i cosiddetti ribelli moderati, che poi si scoprirà 7 anni dopo che i ribelli non moderati non erano, ma erano i gruppi terroristici, preferivano non andare, perché sennò succede come è successo, per esempio, prendo il caso di Domenico Quirico, giornalista della Stampa, che va in Siria pensando di andare con i ribelli, di trovare la libertà, la democrazia e tante belle storie, qualche giorno dopo viene rapito da quelli che lui pensava portassero la democrazia in Siria. Viene rapito per 10 mesi, torna a casa, diventa filo siriano. E quindi in Siria c'è stato questo problema. C'è stato il problema che era molto difficile, sin dal 2011, trovare le informazioni, pescarle, anche perché in Medio Oriente le due grandi emittenti televisive, che sono Al-Arabiya e Al Jazeera, che sono due emittenti televisive che sono rispettivamente controllate Al-Arabiya dall'Arabia Saudita e Al Jazeera dal Qatar, quindi sono due emittenti televisive di Stato, quindi sono, questo vuol dire che queste due emittenti televisive non è che hanno fatto una buona informazione, hanno raccontato i fatti per quello che erano, hanno portato avanti quella che era un'agenda politica. E di conseguenza le notizie che arrivano da questi media erano funzionali a un disegno politico che era quello dell'Arabia Saudita e del Qatar, che si scoprirà col passare dei mesi che erano estremamente e direttamente coinvolte nel conflitto siriano. Quindi questo per quanto riguarda l'analogia, la differenza, che poi è un'analogia, perché poi spiegare il silenzio e la disinformazione alla fine è la stessa cosa. Perché il silenzio, c'è complicità nel silenzio, no? E quindi questa è la prima analogia differenza. Poi, partendo da un'altra differenza, che è quella appunto logistico-militare, e ho potuto verificare con i miei occhi andando nel Donbass, è che quella ucraina è una guerra di trincea, una guerra di posizione, un po' stile prima guerra mondiale, quindi ci sono pochi rovesciamenti di campo. Le linee del fronte sono abbastanza, di demarcazione sono abbastanza stabili, anche se poi possono cambiare, ma non ci sono stravolgimenti pazzeschi come invece è avvenuto in Siria. Cioè, l'avete visto per esempio col caso più mediatico di tutti, che è stato quello di Palmira, occupata dai jihadisti, liberata dai siriani, ripresa dai jihadisti, poi riliberata, tutto questo nel giro di 4 mesi, cosa che nel Donbass difficilmente è avvenuto in questi anni, no? Quindi questa è già una differenza sostanziale per chi è stato sul campo e l'ha potuto verificare, ha potuto seguire i militari sul fronte, seguirli, entrare con i blindati e nelle colonne di blindati nei villaggi liberati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa è una prima differenza. Poi un'altra cosa interessante, che questa è simpatica come cosa, anche se poi simpatica non lo è, è che proprio per questa differenza logistico-militare, nel Donbass esiste un po' la figura del sabotatore, un po' come la prima guerra mondiale, cosa che in Siria non esiste. In Siria esiste il terrorista. Nel Donbass è una partita a scacchi in cui tu devi tagliare delle linee ferroviarie, devi andare a prenderti un villaggio, una determinata area di quel villaggio perché è strategica, eccetera. In Siria invece è il caos totale. Cioè, io mi ricordo che quando sono stato ad Aleppo nell'aprile del 2016, che era il momento più caldo della guerra ad Aleppo, perché Aleppo era interamente circondata, per arrivare ad Aleppo c'era soltanto una via, entrare in città e la città, che era divisa per quartieri proprio, cioè tu bastava che in città sbagliavi via e ti trovavi nel quartiere dove non dovevi essere, senza parlare che poi passare in viali dove veramente dovevi schiacciarti a terra, perché erano proprio viali dove sugli edifici c'erano cecchini, eccetera.